Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù vide un uomo chiamato Matteo seduto al banco delle imposte e gli disse: seguimi. Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e se ne stavano a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: come mai vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori? Udito questo, disse: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate a imparare che cosa vuol dire misericordia, io voglio non sacrifici. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. C'è una cosa che ci svia sempre un po' all'inizio, quando consideriamo questa frase di Gesù: soprattutto per gli ammalati, non per i sani, i peccatori, non i giusti. E il pregiudizio sbagliato è quello di pensare: allora ci sono dei giusti. Ed è quello che pensano i farisei: noi siamo giusti. Perché? Perché siamo attenti alle regoline, tranne che nel cuore c'è cattiveria e si fanno peccati nell'occulto. Però fuori legalmente tutte le mosse sembrano regolari. I pubblicani, i peccatori invece sono quelli che davanti a tutti, sfacciatamente, senza coprirsi troppo dietro le apparenze, fanno quello che vogliono fare. E questa dunque distinzione fra giusti e peccatori è quella che ritengono i farisei, ma quello che è anche nella nostra mentalità. Anche noi istintivamente diciamo: io non sarò chissà che cosa, però sicuramente non ho fatto niente di male, non sono come quello lì e c'è chi fa di peggio, e vedi questo passo. Cioè cerchiamo la differenza per tirarci un po' un gradino fuori, un gradino sopra. E non si tratta di trovare sempre il nostro peccato perché è per una sorta di perfezionismo, è proprio il contrario. Allora il principio di partenza è: non esistono sulla terra degli uomini giusti, a parte Gesù e sua madre che è immacolata. Quindi tutti apparteniamo dopo Adamo a una stirpe di genie, di ribelli, dice la Bibbia, cioè di peccatori. Siamo tutti peccatori, tutti gli uomini sono peccatori. Quindi quando Gesù dice non sono venuto per i giusti, non intende dire che ci sono dei giusti, intende dire guardatevi bene dentro e capirete chi siete, da questa parabola che tutti conosciamo, no? Del fariseo e del pubblicano che sta dietro. Uno si pente dei propri peccati e li ammette davanti a Dio. L'altro invece racconta a Dio la sua giustizia come lui la vede, come lui la fabbrica. E la fabbrica sulla legalità, prendendo la legge, cioè la Bibbia, tutte le prescrizioni precise, tranne che poi i peccati maggiori li commette chiamandoli in un altro modo, no? Li derubrica in qualche modo, no? E quindi il suo confronto, il confronto del pubblicano, è quello davanti a Dio e dice io sono questo, si confronta con lo Spirito di Dio. Il fariseo, esperto nella legge e nelle scritture, non si mette davanti a Dio, cioè allo Spirito di Dio, si mette davanti a un testo, lo legge un po' come vuole, evidenzia certe cose, certe altre se le dimentico, finge di dimenticarle, se le aggiusta e fa il confronto con l'altro. Il confronto del fariseo, che è il peccatore, diciamo, impenitente, è un confronto sempre fra se stesso e gli altri, dove ne viene sempre fuori vincente. Manca il confronto con la verità, quella vera. Io sono la verità che è Gesù. Quindi si può stare davanti a un testo sacro senza lo Spirito di Dio e non capirne niente, no? Come certe sette religiose interpretano, smontano la Sacra Scrittura, la leggono come vogliono, manca lo spirito perché non colgono quello che si chiama lo spirito della legge e possono far dire alle parole qualsiasi cosa.
Io mi permetto sempre di ricordare che quando il demonio tenta Gesù nel deserto, usa le parole della Bibbia. Quindi si possono usare le parole della Bibbia a rovescio, interpretando in modo diverso. E questo è molto facile quando non ci si pone onestamente davanti allo Spirito di Dio. Noi siamo davanti allo Spirito di Dio quando leggiamo la Scrittura e ci confrontiamo con la nostra coscienza. Nella coscienza c'è il riflesso della verità di Dio. La coscienza può essere più o meno lucida, più o meno fumigigosa, fumigigante, no? Affumicata, a seconda del nostro tipo di vita e quindi della capacità di ricevere lo Spirito Santo. Ma se noi ci poniamo con la nostra coscienza e ci poniamo davanti a Dio con onestà, per fioca che sia la luce che abbiamo dentro, dice qualcosa su di noi. Ma se noi lo specchio della coscienza la chiudiamo perché non vogliamo incontrarci con la verità e cerchiamo solo di giustificarci, noi ci confrontiamo con la lettera senza lo spirito. Una differenza che si può trovare di questa tipologia con un altro nome che non sia quello di farisei e pubblicani, no? È quello di empio e peccatore. C'è un salmo, che è il salmo, se non sbaglio, il 36, che dice l'empio si illude con se stesso nel ricercare la propria colpa e detestarla. Cioè l'empio è colui che vuole illudere se stesso perché non si confronta con Dio ma con se stesso e si tira sempre fuori in modo favorevole. Perché è empio? È colui che non è semplicemente peccatore. Il peccatore è colui che cade, vorrebbe anche non cadere, a volte cade perché vuole cadere, ma poi si pente, torna indietro, anche il pubblicano, no? Eccoci qua, siamo tutti qui. L'empio invece è colui che è impio, cioè non ha la pietà, non ha il senso di religione, non ha il senso della presenza di Dio, non lo rispetta. E quindi si usa anche delle cose della legge di Dio per vestirci di giustizia, perché questo diventa ancora più avvalorante. Ma in realtà il confronto è fatto con se stessi, usando altri strumenti che sono anche sacri, ma non è fatto con Dio. E non c'è pentimento. Ecco, l'impietà sta in questo. Dunque noi dobbiamo distinguere, no? Fra peccatori ed empi. Siamo tutti peccatori, l'empio è il testardo che non si vuole convertire perché non si vuole mettere davanti alla verità. È quelli che Gesù chiama ipocriti, sepolcri imbiancati, no? Si dà una bella imbiancatina fuori e poi dice nessuno mi vede, nessuno sa, come se Dio non vedesse. Parlano di Dio ma non stanno sotto il cospetto di Dio. Il peccatore invece che si pente è colui che anche peccando 7 volte al giorno come il giusto tende a Dio e sa che Dio può dare il perdono. Vorrebbe non peccare ma cade per debolezza. Chiede l'unione con Dio ed è addolorato di non poter essere adatto a questo. Questa è solo una persona amata dal Signore, perché è l'ammalato che ammette la propria malattia e il bisogno del medico, dell'anima, del corpo e dello spirito. Sia lodato Gesù Cristo.